Torna da oggi al Comune di Chieti l'affidamento dei parcheggi a pagamento. Con la firma sul contratto di sede degli 8 ex dipendenti di Teate Servizi avviene dunque il passaggio di consegne senza che il servizio ne abbia particolarmente risentito in questo periodo di apparente incertezza dalla dichiarazione di fallimento per Teate Servizi. Gli incassi dei parcheggi dunque confluiscono direttamente alla tesoreria del Comune. Per pagare gli abbonamenti va utilizzato l'apposito conto bancario, mentre restano operative e le altre modalità attraverso le tre app My Cicero, Easy Park e Money Go. Grazie ai dipendenti cercheremo di continuare l'attività sempre nelle more di una futura gara per il nuovo servizio della mobilità e soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Degli 8 ex dipendenti Teate Servizi ne sono stati al momento assorbiti 6, ma non è escluso che prossimamente possano essere assorbiti anche gli altri 2. Sì, ad oggi siamo riusciti a far rientrare 6 dipendenti degli 8 che lavoravano all'interno del servizio dei parcheggi con la Teate Servizi. L'obiettivo è quello di reinternalizzare anche gli altri dipendenti, soprattutto perché confidiamo che sarà un servizio migliore e soprattutto sarà anche un introito maggiore rispetto a quello che abbiamo previsto. Sì, noi credevamo sempre con questa amministrazione, a oggi siamo in 6, siamo rientrati e ringraziamo tutti per quanto ci hanno sostenuto a oggi. Come si svolgerà il vostro lavoro? Adesso siamo tutti operativi su tutta la città, 4 sono come ausiliari e 2 all'interno delle strutture. E comunque anche in questi giorni avete comunque garantito il servizio? Il servizio è stato sempre garantito e la sosta non è stata mai sospesa nella città. I parcometri sono stati sempre accesi e la riscossione c'è stata sempre.